Hot Corner, Alice nella città, Federico Russotto per il cortometraggio L'avversario. Si parla di scherma, insomma di sport, quindi ti chiedo insomma, un pochino se sei appassionato, come è nato e poi soprattutto il cinema con lo sport sono sempre andati molto d'accordo e poi ti chiederò appunto qual è il tuo film sportivo preferito. Ok, beh, il corto nasce in realtà dalla mia esperienza personale. Non ho fatto scherma, però ho giocato a calcio a livello agonistico per praticamente tutta la mia infanzia e buona parte dell'adolescenza. E quindi per 10 anni ho giocato a calcio, pensavo che quella fosse un po' la mia strada e poi a un certo punto ho realizzato che invece non era così, che quella cosa non mi faceva felice e che probabilmente non avevo il talento necessario per farlo e il carattere anche per farlo. E quindi il corto nasce un po' da questo sentimento e il protagonista della mia storia, Aureliano, fa un po' questo piccolo viaggio e arriva alla fine del corto a realizzare questa cosa. Lo fa grazie a un altro ragazzo che arriva lì nella sua stessa palestra, che è Simone, che sembra invece dotato di un talento innato per quello sport, è un po' il Mozart della scherma, quindi è una sorta di Amadeus nella scherma, insomma, un po' questa l'idea. Film sportivi, sì, ce ne sono tanti che mi hanno un po' guidato, non solo sportivi, però lo sport a me è una cosa che emoziona profondamente perché dietro il gesto sportivo, dietro il gesto atletico, vedo il sacrificio che c'è stato, vedo la fatica di quell'atleta, vedo tutto il tempo che ha speso per arrivare a eseguire quel gesto alla perfezione. Quindi mi emoziona profondamente vederlo al cinema in un film come Million Dollar Baby, per esempio. Non può non emozionare, penso siano emozioni semplici, basiche, ma che arrivano a tutti in maniera molto, molto potente. Ti chiedo da calciatore, possiamo dire così, ma anche da regista soprattutto, perché si dice spesso che fare film sul calcio è difficile. Poi abbiamo comunque Ted Lasso, un esempio pazzesco di serialità, scene girate molto bene, una storia fantastica, però ecco, perché secondo te c'è questo luogo comune, se vogliamo? Perché probabilmente è molto difficile da filmare, anche io ci avevo pensato, in realtà il corto era partito come anche quella una storia sul calcio, voleva essere, poi ha deviato, perché penso sia difficile renderlo sullo schermo, rendere in camera cioè le partite di calcio sembrano, se la guardi in TV sembra non succedere nulla, in realtà viste da vicino sono partite quasi di rugby, sei sempre a contatto con l'avversario, a contatto con l'uomo che marchi, ci si insulta dall'inizio alla fine, insomma sono battaglie vere e proprie, quindi sarebbe bello, ce ne sono dei film sul calcio belli, però soprattutto in Italia secondo me non siamo mai riusciti a farli, nonostante si parli di calcio costantemente, quindi penso sia una lacuna che andrebbe in qualche modo colmata. Ci hanno provato un paio di anni fa con Il Campione, che è un film non male secondo me, però sì, mi piacerebbe in realtà in un futuro provare a fare un film sul calcio magari. Grazie, Grazie a grazie, voi, grazie. grazie.